Gli occhi. Visto che ho vinto io l'ultima volta, prego. È un maschio o una femmina? Maschio, maschio. Ma è una persona o una cosa? Una cosa. È un personaggio famoso? No, non è, diciamo che non è famoso, anche se c'è chi lo conosce, insomma. È una cosa riguardo sessuale? Non proprio sessuale. No, o sì o no? No, allora. No, assolutamente non c'è un caso sessuale. No. E un personaggio famoso, è italiano o straniero? Italiano, anche se ha delle origini lontane, nord europee. Ma è una cosa che io ho. Spero che tu non ce l'abbia. Spero una cosa che tu non abbia mai. È famoso per cosa? Canta e sta provando a diventare comunque un artista, ecco. Apparso anche in televisione, insomma. Ma è una cosa di antiestetico. Diciamo che se dovessi avere questa cosa, diciamo che si noterebbe. La pancia? No. Ma è qualcosa che riguarda dal bacino in giù? Sì. Riguarda il culo? Sì. Ah, aspetta, ma è tipo i brufoli, riguarda il culo, è tipo un brufolo, tipo. No, beh, non è una cosa che non ti augurerai mai, nel senso. Che mi verrà. Se vengono, no, ho detto che verranno, cioè. Mai dire mai nella vita. Ma è qualcosa che si nota? Diciamo che se ce l'hai te ne accorgi. E ce le hai ti ho dato un buon indizio secondo me. Sì. Sono ingombranti, come si vuol dire. Ah, aspetta, tipo le smagliature del sedere, tipo le... Ah, vabbè, non sono ingombranti. Cellulite? No, non sono ingombranti quelle. Ma questo... Dove vive questo personaggio? L'Italia. L'Italia, però vive anche all'estero, diciamo, ultimamente. Ma è un qualcosa, non so, che fa male? Io fortuna non so, non l'ho mai provato. Fa male e ce l'ho in culo. Ce l'ho in culo, esatto. Non so, capito. Le emorroidi? No, che pezzo. No, le emorroidi. Dai, ma si notano le emorroidi? Cioè, mica ho le palle da tennis in culo, solo un secondo. Ma dai! Abbiamo vinto... Cioè, sono qua praticamente in giro con... tipo le barche che passano e qua a sinistra le macchine e con scritto emorroidi in testa. Oh, io vi danno qualche indizio perché sono proprio fuori strada, cazzo. A me è una persona che anche tu hai conosciuto, che ti è molto vicina. Ma vaffanculo sei tu? Sì. Ma cagare. Ti è voluto a voi, tipo la tua challenge con lui. Vabbè. Noi vi ringraziamo e continuiamo ad augurarvi buona estate. Fa male e ce l'ho in culo.